mercato immobiliare nel 2019 ha aumentato le compravendite rispetto all'anno prima. Ora, con la fine del lockdown, gli agenti tornano a lavorare. Tra le misure anti-Covid e le richieste di sgravi fiscali. Silvia Zerilli. Superato il blocco delle visite nelle case, la domanda è ripresa, meno telefonate ma più mirate. Anche per il mercato immobiliare ci sono delle regole precise per le visite nelle abitazioni. Rispettando tutta la normativa del distanziamento sociale, mascherina, guanti e sovrascarpe. Secondo l'osservatorio della Federazione Agenti Immobiliari Professionisti, il 2019 è stato un anno di consolidamento, con oltre 30.600 compravendite di case nella città metropolitana di Torino, per un aumento medio dell'1,5% rispetto al 2018. Dopo il lockdown? Un dato certo saranno la diminuzione del numero di compravendite, perché lavorando 2 o 3 mesi in meno ci saranno un numero di compravendite di almeno un 20% in meno rispetto all'anno scorso. La periferia della città potrebbe subire più gli effetti della tenuta dei negozi. Si chiede di reintrodurre la cedolare secca, sgravi fiscali per i proprietari che non percepiscono canoni di locazione. I commercianti si sono trovati a pagare degli affitti, si troveranno a pagare degli affitti, non si sa il reddito che potranno percepire dalle riaperture. Noi stiamo chiedendo anche di agevolare la conversione del negozio in abitazione. Con il lockdown le persone hanno riscoperto alcune zone. Verso il verde, verso i terrazzi, verso la collina, quindi c'è stata una riscoperta. E con lo smart working la gente cerca spazi più grandi per le abitazioni e un pochino più piccoli per gli uffici.